Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, bentornati sul mio canale, ben ritrovati. Allora ragazzi, premessa, ho visto la partita Sprazzi, Irlanda del Nord, Italia. Ragazzi, che Italia mediocre ragazzi. A parte, sono stato in live, ho visto, ripeto, la partita a sprazzi perché ero ovviamente in live, tanto per stare in compagnia, ho fatto quattro parole, quattro chiacchiere. Però ragazzi, intanto grazie per chi si è iscritto al canale. Si è iscritto al canale, non lo so chi si è iscritto. Tanto ho avuto due iscritti a caso. Bene, bene così, bene, bene. Io sono contento. Ampliamo la community, che è importante. Non è per me, sì, non è per me però, se ampliamo un pochettino la community, meglio vuol dire che i miei video, le mie live, più che altro, perché di video ne faccio pochi. Però di live un pochettino, non sto tanto in live, però, dai. Tralasciando, ragazzi, comunque ringrazio tutti quelli che si sono iscritti al canale. Non lo so chi sono, perché YouTube non manda la notifica, importa. Parliamo di Italia, Irlanda del Nord. Italia mediocre. Quello si sa, Italia mediocre. Però ragazzi, tanto perché non voglio aumentare, non voglio andare avanti tanto questo video qua, se no viene un video di 20 minuti. Ragazzi, ma non ci siamo, non ci siamo. Ci pare di vedere una Juve 1.0. 1.0, no? Non è una Juve 2.0, cioè non è un'evoluzione. Andiamo sempre in regressione. Diciamo 1.0. Una Juventus 1.0. Senza idee, senza tattica, senza idee di gioco, senza verticalizzazioni, senza motivo di essere là in campo, ragazzi. Io non, cioè noi, che io ragazzi non è che seguo tanto la nazionale, però, ragazzi, si vede un po' la bassezza dei nostri giocatori, cioè li esultiamo tanto su quando giocano nelle squadre, nelle sue rispettive squadre in Italia, in campionato. E dopo facciamo queste figure qua in nazionale, ragazzi. Cioè, non riusciamo a tirare in porta, non riusciamo a fare triangolazioni, un qualcosa di inventivo, qualcosa nelle fasce, qualche cross, Ragazzi, non lo so, mi pare di vedere la Juventus 1.0, no? 2.0. Ora ragazzi, ditemi voi se non lo so, dopo tanti, non lo so, tanti sono contenti perché passiamo le qualificazioni, ma cosa vuoi essere qualificato ai mondiali, ragazzi? È finita l'era. È finita l'era del 2006, tutti quei giocatori là, Cannavaro, Pirlo, anzi, no, proprio una squadra mediocre. E là, ragazzi, là dipende dall'allenatore. Mancini, tutto quello che volete, però no. Non da, mi pare di vedere cosa? Uguale, identico. Allegri. Ecco, adesso ditemi se sbaglio, vedere
vedere Mancini e Allegri, lo so, vanno a braccetto. Adesso posso dire anche una cafonata, una cavolata. Allora, ragazzi, no, non abbiamo stimolo di un allenatore capace di dare gioco a una squadra. Uguale di Allegri, stessa roba. O non sono i giocatori che non sono... Che scelgono giocatori per andare in nazionale sbagliati, oppure sbagliano sostituzioni, qualcosa, Insigne, per esempio. Ragazzi, noi ci vogliono giocatori con grinta, con Scamacca, che almeno ha un po' di peso, qualcosa in attacco. Non abbiamo niente in attacco, ragazzi. Non abbiamo niente. Ragazzi, non tiriamo neanche in porta. Non tiriamo neanche in porta. Non centriamo neanche la porta. Ragazzi, beh, spariamo sempre alto la palla. Mi pare di vedere una Juve 2.0. Ma no in miglioramento. In peggioramento. Cioè, mi pare di vedere una Juve gemella di Allegri, stessa roba. Tanti mi criticheranno perché non so cosa che dico, può darsi, non so cosa dico, importa, dico la mia, però ragazzi, prendetemi con le pinze, non capisco tanto di calcio, un pochettino di Juve, faccio le mie considerazioni, però più di tanto non è che mi baso tecnicamente diciamo sportivamente a sapere in dettaglio tutta la partita, dire, ognuno dice la sua. Italia mediocre, Italia che non riesce a darsi un gioco, a darsi un qualcosa che non dà beneficio a noi italiani, alla nostra nazionale, di dare spinta a nuove promesse. Ragazzi, non possiamo con Bonucci ancora, con Chiellini, ma cosa vogliamo, andare avanti ancora? Per carità, ormai non c'è più spirito combattivo, non c'è più voglia di mettersi in gioco. Giocano allo sbaraglio, non hanno proprio idee di gioco, di tattica, di spirito di squadra, ragazzi. Non giocano perché giocano tanto per... Non lo so, ma la dipende dai giocatori, la dipende dall'allenatore, ditemi voi, è una cosa scandalosa. Io mi sono messo in live tanto per stare in compagnia, anche se non c'è nessuno, non importa. Io spero che ci siano nuovi iscritti, almeno più voglia di parlare, un po' più voglia di esprimermi. Ho guardato la partita tanto per... Ragazzi, no, mi pare una partita di allenamento ogni volta che gioca l'Italia. E aspetta che incontriamo squadre di alto livello, e ce ne danno 4-5 di reti, di vantaggi, di gol. Ragazzi, non ci siamo. Abbiamo un'Italia che fa schifo, un'Italia senza... E poi tanti esultano l'Italia perché ha vinto gli europei, ha vinto i mondiali. Ragazzi, è una storia passata. Pensiamo al presente. Questa Italia, come nazionale, non ci rappresenta, diciamo, in modo no, neanche cattivo, neanche in modo provocatorio, però non ci piace, non ci esulta, non ci esulta.
dalla mentalità di gioco. Ecco, prendete la nazionale e prendete la Juventus con Allegri, stessa roba. Allora, cosa vogliamo pretendere? Di vedere cambiare un'Italia che ormai non dà più animo di vedere a darsi un gioco. Ragazzi, dai, riflettiamo e pensiamo che ormai ci vuole una bella rinfrescata di giocatori che sanno aggiustare la palla, ragazzi. Abbiamo giocatori giovani, però no, sono sfruttati male, a dire la verità. Ragazzi, ditemi la vostra sotto i commenti, dibattiti, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, fate quello che volete. Almeno di vedere utenza nuova. Tanto anche per stare in compagnia, ragazzi, perché ormai fino a che il campionato non riparte, dai, almeno qualche iscrizione, così dai, me la tiro tanto. Allora, ragazzi, dai, ci sentiamo. Ciao a tutti, e Italia, Italia pietosa, Italia mediocre. Non va bene così, non va bene così, non va bene così. Se farà. Dalle mie parti, Indiaetto, Veneto, anche se una cosa non va bene, diciamo, e se farà più avanti, vuol dire, e crescerà più avanti, e niente, come non detto, ragazzi, non va, a posto, Italia mediocre, e così non va bene, va bene? Ciao ragazzi, mi raccomando, se volete, non è obbligatorio, iscrizione al canale tanto per stare in compagnia e crescere una community che crescerà, speriamo. Va bene ragazzi, dai, ciao a tutti.